Pagliaccio non sono. Non c'è una logica o un rimando evidente, piuttosto una suggestione e il fascino di trovare accostati due testi all'apparenza così lontani e diversi. Il celebre libretto d'opera del 1892 Pagliacci di Leon Cavallo e l'atto unico che Luigi Pirandello amava definire mistero profano all'uscita del 1922. Io, voi e tutti quelli che passano da quella porta là, che cosa siamo? Si può sapere? Apparenze. No! Perché questa scelta di farli interagire? Pagliacci di Leon Cavallo inizia con l'arrivo della compagnia e è una dimensione molto metateatrale, una dimensione completamente metateatrale, quindi pirandelliana, di quel Pirandello che nel 1922, quando debutta all'uscita, è già quello che ha scritto i sei personaggi, insomma, già conclamato nel suo teatro, nel teatro. Per Roberto Latini, tra i più apprezzati eredi e prosecutori del teatro di ricerca, con la sua comunità di artisti, torna a proporre un'operazione assolutamente inedita, Pagliacci all'uscita, occasione per sperimentare un'operazione drammaturgica volutamente spiazzante, ma aderente allo spirito dei due testi originali. Nel libretto di Pagliacci, pur togliendo la musica e quindi, diciamo, trasformando l'opera lirica in un'opera teatrale, sembra esserci una musicalità custodita, quindi come di ritorno. Tu sei Pagliacci. Vesti la giubba e la faccia in farina. Tema centrale in entrambi i testi il femminicidio, tra delitto d'onore e disperazione di un amore non corrisposto. E quindi che attinenza hanno con il nostro oggi, con la nostra attualità drammatica? Ci sembra che sia passato così tanto tempo, ma non è così. Molto di quello che ci sembra di avere conquistato è una forma, a volte una forma bugiarda, a volte una forma distorta di libertà. Sei mi Ma quello che ancora stiamo cercando è il rispetto della reciproca libertà, come passa limpidissimo nelle parole di Pirandello, lasciare essere l'altro per quello che è.